E poi adesso c'è un altro momento di arte, perché sì, abbiamo parlato di musica. Ho chiamato, ho voluto portare qua un amico, un caro amico, un artista. Lui è un artista internazionale, espone in tutto il mondo, è un maestro di pittura. Sì, sì, io l'ho visto con Obama, con il Papa. Esatto, è stato accolto dal Papa, è stato accolto al Quirinale da Mattarella, è stato accolto lì dietro, che mi guarda, da Obama, insomma. E poi, cosa c'è Morena? Anche, vuoi un quadro anche tu? Anche qua ci sei. Vuoi cantare? Svendimi, cos'è che ci canti questa? Ah, devi portare via il microfono. Allora chiamerai qua sul palco il maestro d'arte Francesco Garofalo. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare Fernando Barone, perché ho avuto modo di conoscerlo e di vedere come si spende per il prossimo. Quindi invito anche tutti voi, proprio quello che diceva prima anche Nicolò Masullo, a non dimenticare questa serata e soprattutto portare questo messaggio fuori da questo teatro, proprio per ampliare quello che è il discorso dell'aiuto verso il prossimo. Francesco, innanzitutto questa opera d'arte, lui ricordiamo veramente un grande artista, un coefficiente d'artista per chi se ne intende di 3.0, perciò espone lo Zenith di Miami, insomma in 20 gallerie in tutto il mondo, e lui ha voluto omaggiare, l'ha protetto. Io vorrei qua sul palco Fernando Barone e Morena. Vieni Morena, dai, vieni, vieni Morena, so che vuoi appendertelo nel tuo salotto, vieni qua, dai. Il rosso è significativo anche di una serata dedicata proprio alla scarpetta rossa. Allora, il rosso è significativo. Oltre al colore ho scelto il tram, infatti quest'opera si chiama Tram a Milano, proprio perché il tram rappresenta anche un po' quello che è il tema di questa sera, perché ricordiamo che nelle notti lunghe e gelide tante persone bisognose purtroppo sono costrette proprio a ripararsi nei tram, quindi è un po' la casa di tutti. E poi il tram, consiglio a tutti voi di fare un giro in tram a Milano, perché noi siamo sempre in macchina, sempre a correre, perdiamo le bellezze della città. Viaggiando in tram è un viaggio molto più lento e si assapora veramente l'atmosfera di Milano. E caro Fernando, quanti senza tetto vediamo anche in stazione centrale, non solo nei tram, vero, sui tram? Purtroppo ovunque, tutte le stazioni, dappertutto, sono tantissimi. Sono tantissimi. Prego. Ovviamente abbiamo anche pensato, scusa Emi Elena, di poter mettere all'asta, perché poi la Protetto vive ovviamente di contributi, no? È un bellissimo quadro, un bellissimo dono, però prossimamente lo inseriremo in qualche evento, come si può dire? Allora, l'intento era proprio quello di monetizzare quest'opera per aiutare i bisognosi. Quindi da oggi in poi di proprietà della Protetto, prossimamente sarà fatta un'asta proprio per recuperare un po' di soldini che servono proprio per la causa. Grazie. Un applauso a Fernando Barone e al mitico Francesco Maestro. Francesco, Garofalo. Noi ti seguiamo anche sui social, perché davvero tu fai delle opere incredibili. So che hai veramente dipinto tantissimi personaggi, hai conosciuto veramente tante persone che ti hanno super. Dove vai, Biandrino? No, sono in mezzo. Ok. Sono tutti indietro, non so sì, perché. Sì, venite un po' più avanti, stiamo in luce. Che bello sì, fare. Che c'è troppa luce. Ammirare soprattutto quello che hai fatto per l'Associazione Protetto, che è un fiore all'occhiello, nel senso che grazie anche alla tua arte, come dicevo prima, un po' di arte di tutto ha permesso questa sera di essere tutti insieme e fare, perché a noi interessa fare. Grazie mille. Grazie. Non scappare, sei tu il padrone di casa.